Bella a tutti ragazzuoli e bentornati qui sul mio canale, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con Euro Truck Simulator 2. Signori, intanto buona domenica a tutti. E, io sto registrando in anticipo questo video, però quindi non so se mi avete lasciato dei consigli nello scorso video, però siamo tornati qui signori. Allora, prima di partire dal video e con la nostra nuova avventura, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie e al canale. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, mi trovate come Maullo941, in cui vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live. E vi ricordo di seguirvi anche sul sito Viola, in cui appunto ci dedichiamo alle live su quel lato di là, su quella piattaforma. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video di oggi. Ok, allora signori, noi siamo a Sassari, l'ultima volta ci siamo fermati qui. Il primo viaggio che abbiamo fatto è stato Palermo-Sassari, perché abbiamo dovuto un attimino sistemare tutto, ho perso completamente i salvataggi, quindi siamo ripartiti da Palermo. Questa volta invece di andare nell'Italia centrale siamo andati in Sardegna, che l'altra volta non l'avevamo visitata. Cosa voglio fare adesso, signori? Vorrei andare un attimino a capire come posso comprarmi un camion e quanto costa un camion. Noi in questo momento abbiamo 5.100 euro. Ovviamente non ci verrà nulla con 5.000 euro, però alla banca potremmo farci fare un prestito dalla banca, anche se ci spolperà vivi, perché 10.000 euro vogliono 290 euro al giorno, con 50.000 ne vogliono 1.000 al giorno. Però dico, avendo un camion nostro dovremmo guadagnare molto di più. Ora, gli unici concessionari che noi abbiamo, mi sta a perdere, rivenditori di camion, ok, abbiamo o il Renault che è a Palermo, e quindi dovremmo andare lì, oppure gli Iveco che sono a Roma. Allora io direi di andare a Roma, signori. Vediamo, visti dal concessionario, così ci spostiamo da una zona all'altra ed evitiamo di tornare a Palermo. Potremmo cercarne tanti altri, ma chi se ne, signori? Sì, andiamo a Palermo a visitare il concessionario, signori. Vediamo come funziona, che non l'ho mai fatto. Non... Interessante. Questo è il nostro camion. Prezzo di listino 97.000 euro. Porca miseria, 1.310 cavalli. Questo sarebbe il nostro camioncino, signori. Cioè, l'Iveco ci dà questo. Oppure. Quindi, comunque, ci serve il prestito della banca. 113.000 euro. Questo mi sembra un poco. È lo stesso di quello che cambia. 450 cavalli, ok. Questo già è tanta roba, 450 cavalli, ma costa. Ho perso 144, 149, 167, porca troia, 178, 199 mila euro. Io direi che questo ci basta e ci avanza, no? Io direi che questo ci basta e ci avanza. E dall'altro dobbiamo farci dare dalla banca. A meno che, scusate, aspettate un attimo. Questo che vuol dire? Non lo so. Come faccio a tornare a casa mia? Vuoi davvero uscire dalle congelazioni? Sì. Quindi siamo sui 100.000 euro, signori. Ok, e invece se la Renault cosa ci propone? Ci propone qualcosa di meno, più economico, vediamo. Anche se la Renault sinceramente mi fa un po' cacare. Però vediamo, vediamo. La Renault ce l'ha, questa 108. Porca troia. Mamma mia, cioè, è più bellino dell'Iveco, sinceramente. Ma 108.000 euro ci costa. Vabbè, comunque dobbiamo andare a fare un prestito 115. 125, no, qui già stiamo andando oltre. 139, no, 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 no. Qui già stiamo sforando, signori. E allora, o questo, no, 222.000 euro, di cosa stiamo parlando? O questo, signori, 108.000 euro, oppure, però 108.000 euro non ce l'abbiamo mai nella vita, perché la banca ci fa un prestito di 100.000 euro. Sì, la banca ci fa il prestito di 100.000 euro. Niente, signori, dobbiamo andare sull'Iveco, perché la banca ci fa il prestito di boia. Per fare 100.000 euro di prestito vogliono 2.800 euro al giorno. Mamma mia, ci asciugano come niente praticamente. Secondo voi è un rischio comprare un camion adesso? Ma chi se ne frega, dai, dai. Periodo di ammortamento 35 giorni, interessi in rata annui 18%, rato giornaliero 2.000, ma sì. Dai così, a posto. Ci siamo indebitati come niente, signori. Ci siamo indebitati come niente. Abbiamo un 100.000 euro
di saldo e non c'è voluto niente a fare il prestito così subito, veloce, rapido e indolore. Potremmo farne anche un altro? Me lo fai fare un altro? No, la banca dice col cavolo che ti faccio fare un altro prestito. Ok, va bene, va bene. Abbiamo 105.000 euro, signori. 105.000 euro, perfetto. Andiamo al rivenditore di camion. Allora, il Renault non ce lo possiamo permettere perché era 110, se non sbaglio. Ci possiamo permettere il Liveco. No, no, abbiamo detto il Liveco qua a Roma. Andiamo se a Roma, andiamo se a Roma. Andiamo a comprare l'Iveco più brutto del mondo. Sì, andiamo dal concessionario. Compriamo il nostro primo Iveco, signori. 97.000 euro. L'altro quanto costa? 113. Non abbiamo i soldi. Niente da fare. E, come lo compro? Acquista, configurazioni, offerta in stock, personalizzazione e configurazioni. Scegli i tuoi soldi. Ok, posso cambiargli colore? Questo Active Space 14.000 euro. Porca troia, 23. Queste sono tutte cose bloccate. Va bene. Motore, anche questo tutto bloccato dal livello 6. Il cambio, vabbè, lasciamo perdere di questo. L'interno, così. Questo che cambia? No, la guida a destra. Non la voglio la guida a destra. Mi va bene la guida a sinistra. Quantomeno il colore, dico, lo posso cambiare il colore? Colore personalizzato. Oh, lo facciamo giallo, signori. Mi piace giallo, giallo proprio brutto. Sì, però mi devi dare il giallo. Mi devi dare il giallo. Oh, guarda che bellino. Guarda che giallo, giallo fluo, signori. Giallo fluo, mi piace. Mi piace. Ste cacate che cosa? Le bandiere che vuol dire? Che me lo fa stile. Ma quanto costa? Ma non c'è la bandiera italiana, scusatemi. Che... Oh, eccola qua. Bandiera italiana. E se dico la bandiera italiana? Ah, oh, mi mette la bandiera... No, mamma mia, che cacata terribile. Leva sta bandiera. Dov'è? Leva, 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 leva questa bandiera. No, voglio questo. Ok, lo voglio giallo. Mi piaceva giallo, signori. Giallo, 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 giallo canarino, proprio brutto. Questo, ok. Giallo c'è, giallo fluo. Mi piace, mi piace. Poi possiamo personalizzare in qualche altra maniera? Sì, però mi sa che forse sforiamo un poco di soldi. No, no, qua c'è tutto bloccato, ok. Questo che sarebbe? Questo ci costa 3.000 euro. No, non lo voglio. No, 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 ma anche no. Però le trombe sopra mi piacerebbero. Ci sono le trombe sopra? Me le puoi dare le trombe sopra? No. Parasol. Niente, signori, ce ne freghiamo. Va bene così. Cambio modalità camera, no, esci. No, 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 no. Allora, nuovo totale, supplemento 4.000, ci costa 101. Noi abbiamo 105, ce la facciamo, signori. Conferma, abbiamo il nostro primo camion, signori. Acquista, acquista, dai così. Dai così, abbiamo il nostro camion, signori. Grazie per aver acquistato il primo camion da noi. Prego, torna a visitarci. E c'è credo, ti ho lasciato sordi così, come se non ci fosse un domani. Che cosa bellissima. Oh, nuovo schermo. Guarda che bello il nostro camion, giallo come il sole, veramente è un giallo che dà sul verde. Vabbè, chi se ne frega, signore. È caratteristico, è caratteristico. È caratteristico. Dai così, questa è la nostra officina, sì. Forse da qui possiamo decidere. Questa è una cosa nuova, non l'avevo. Nella vecchia serie non l'avevamo sperimentato al comprare il camion. Quindi, oh, che cosa bellissima. Perfetto. Guarda che bello il nostro camion, piccolino, con lettuccio, la borsa frigo, tanti bei strumenti, una sola marcia, nel senso un solo cambio, radio, lettore CD, bello, bello, mi piace, mi piace. Sì, dovremmo lavorare però, se no sto camion non si paga, dico la banca ci si tira il camion con tutto. Allora, offerta di lavoro, dove siamo noi? Guadagna soldi per la tua azienda sfruttando il camion, ovvio. Signori, di cosa stiamo parlando? Dove siamo noi? Noi siamo a Palermo, forse. Dovremmo essere a Palermo, sì. Facciamo un lavoro veloce, semplice e indolore. Da Palermo. Da Palermo, Sassari. No, Sassari già ci siamo stati, signori. Torniamo a Sassari di nuovo? No. Andiamo, andiamo, andiamo. Però questi sono quelli che mi pagano meglio. Questi sono quelli che mi pagano meglio. Palermo, Cagliari, 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 Cagliari. Andiamo a Cagliari, me l'accollo. Andiamo a Cagliari, signori. Così poi da Cagliari possiamo tornare verso Napoli. Va bene. Sassari. Aspettate, qual era? C'era qualcuno? Qualche Cagliari? Messina, Sassari. Se no, Messina. Mi dà 4.000 euro per andare a Messina. So 206 km. E poi da lì risaliamo lo stivale. Oppure andiamo a Cagliari e poi tagliamo per Napoli. Noi dobbiamo sempre andare in Inghilterra.
Allora, se andiamo, no, allora facciamo così: andiamo a Messina. Perché se andiamo a Cagliari, i signori ci fregano col come si chiama? Con il traghetto. Stavolta il traghetto dobbiamo pagare noi. Sono tutti bravi col sedere degli altri. Ok, Mettiamoci al lavoro. dai, dai, muovilo, muovilo. Fermati. Allora, dobbiamo uscire da qua. Come. Ok, si esce da lì. Già stavamo a sbagliare tutto. Occhio che qui i danni li paghiamo, signori. Abbiamo il nostro bellissimo camioncino, ma i danni li paghiamo. Andiamo a recuperare il rimorchio. Salve, permesso. Il nostro piccolo SpongeBob è partito per le autostrade. Il nostro camion sarà il piccolo SpongeBob. Signorina, hai rotto le scatole. Questa si ferma? No, si è levato dalle scatole da solo. Ok. Attenzione che adesso appunto il camion lo paghiamo noi e quindi bisogna stare attenti a quello che combiniamo. Dove devo andare? È qua? Sì. Penso che sia qua il. Siamo arrivati a Sì, se destinazione. magari mi aprono il Alla cancello. prossima. A posto, ce l'abbiamo fatta. Fermati! Premi invio. Ok. Guadagni soldi con la tua azienda e il tuo camion. Sì, per forza questa è l'unica che mi veniva data. Allora, Palermo Messina, questa, 4.000 euro. Accetta il lavoro. Che stiamo a portare? Basilico. Va bene, andiamo, andiamo. Andiamo, anche la signorina mi ha detto andiamo. Qual è il camion? Quello là sotto. Uno più facile non me lo davano. No, 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 no. Sempre cose difficili. Tutto questo, signori, io non ho mai. Qual è? Non è questo? L'ultimo della fila, proprio. Vi ringrazio. C'abbiamo pure un muletto davanti che non mi fa fa manovra, ma porca. Occhio, che qua paghiamo tutto noi. Paga, paga, paga il titolare. Vediamo se riusciamo a acchiapparlo. Calma, calma, calma. Come. No, forse così mi conviene girare. Ok. Aggancio e si parte, signori. Possiamo partire. Mamma mia, che pesante. Ce la facciamo, ce la facciamo. Damose, damose. Andiamo a Messina, signori. Andiamo a Messina. Andiamo a Messina come se non ci fosse un domani. Mi aprite il cancello? Ehi, ragazzi, voi lì, mi aprite il cancello? Ok. Dove devo andare? A sinistra. C'è nessuno di qua? No, perfetto, riusciamo. Riusciamo a uscire senza fare danni, bello così. Alla rotatoria, seconda uscita. È un po' lento come camioncino, sinceramente. Ma giustamente la potenza è quella che è. Però va bene, signori. Stiamo lavorando per i fatti nostri. Ci siamo indebitati fino alle mutande. Tu tutto, mutande e scarpe. Ci siamo indebitati. Oh, il tram, frena, frena. Ma sono scemi che questi tagliano la strada così. Ma dico un semaforo, un qualcosa. No, non così. Va bene, va bene, va bene. Mi ero minimamente accorto del tram. Va bene. Dettagli. Posso andare dritto? Questi girano. Mamma mia. Ci sono dei pirati della strada comunque. Cioè, uno deve stare attento a tutto. Dei pirati della strada. Questi che stanno a fare? Sono in tre, non posso fare assemblamento, non lo sanno? Lo pigliamo il verde secondo voi? Lo so, signorina, che devo voltare a destra. Lo prendo il verde? Lo prendo, lo prendo. Vediamo di fare danni, vediamo di fare danni. Dai, così. Si va, signori, si va. Si va. Andiamo verso Messina. È un po' lento il ragazzo, però ce lo faremo bastare, ce lo faremo bastare. Abbiamo 205 km da fare. Ma ce la faremo, mia. 205 km. In banca per ora abbiamo solamente 3.000 euro che tra 2 giorni si mangeranno male quelli della banca, quindi dobbiamo lavorare il più possibile per cercare di sdebitarci. Con questo camioncino dobbiamo fare chilometri su chilometri. Dai, dai. La benzina ce l'abbiamo, sì, la benzina ce l'abbiamo, dobbiamo stare anche attenti ora. Tanti piccoli particolari. Quanto facciamo? Facciamo i 50. Mamma mia. Questo viaggio dura. Andare dritto, l'ho capito andare dritto, ma siamo di una lentezza paurosa.
Mamma mia, che lento sto camion. Giustamente, abbiamo preso forse un carico troppo pesante per le nostre possibilità. Forse. No! Mi ha preso pure l'autovelox. Non ci credo. Il limite è di 40, noi stiamo andando a 54 spingendo il camion e abbiamo preso anche l'autovelox. Va bene, ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Sì, dobbiamo farci attenzione a queste cose, perché ora le multe le paghiamo. Le multe le paghiamo di tasca nostra, non è più tanta. Alla rotatoria, Occhio, prendere la occhio. terza uscita. La rotatoria, terza uscita, va bene. C'è nessuno sulla rotatoria? No. Quindi damose. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Occhio al cartello. Uscire adesso. Mamma mia. Facciamo il pelo ai guardrail e ai cartelli, signori. No, l'abbiamo preso direttamente questa volta il cartello. Mannaggia. Superfluo, superfluo. Che stava a partire noi, che stava a portare noi, Basilico. Arriva, arriva, non vi preoccupate. Arriva, arriva. Un poco macinato al massimo, ma arriva il Basilico. Non vi preoccupate. State tranquilli e sereni. Che arriva tutto, arriva tutto. Il nostro SpongeBob porterà tutto. E mi fate entrare senza fare danno cortesemente, grazie, che il camion è nuovo, vorrei evitare di. Perché quello lì è messo al contrario? Ah no, no, è un camion che porta altri camion. Mamma mia, che impressione che mi ha fatto. Non riusciremo a fare neanche un sorpasso mai nella vita, quindi il limite di velocità è di 80 km/h, noi stiamo andando a 65 e penso che non riusciremo ad andare più veloci di così. Va bene, signori, visto che già c'è stato tutto un pre inizio di video in cui abbiamo comprato il camion, abbiamo fatto il mutuo con la banca, cioè ci siamo indebitati tutto quanto, anche la nonna in carriola, e io faccio un taglio per questo viaggio, perché sennò questo video dura ore e ore, e ci vediamo direttamente a Messina, signori, per la consegna del camion, a meno che non succeda qualcosa di imprevisto, e allora ci vedremo qui su questa piattaforma. Ok, signori, siamo a 54 chilometri dall'arrivo da Messina praticamente. Stiamo uscendo, diciamo, dall'autostrada. Ah, ma la pio precisa. Dai, è così, perfetto. Fine strada a pagamento, devi pagare 62 euro. Va bene, prenditi questi 62 euro. Alza la sbarra che ce la stiamo a portare a casa. Bella così. Mamma mia. Che sbarre dure, signori. Abbiamo dato un frontale che è assurdo. Abbiamo già danneggiato il camion al 10%, se non sbaglio, ci costerà altri soldi. Quindi questo primo viaggio a Messina è stato una merda totale. Però va bene, perché tra i danni che abbiamo fatto noi durante il viaggio, dico, siamo messi veramente male. Però vabbè, tiriamo, 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 tiriamo. Il nostro tizio, tra l'altro, ha già un poco di sonno. Vedo lì il lettino che si è iniziato a illuminare. Neanche ha fatto 2 ore di camminata e già c'ha il sonno questo. Va bene, va bene, va bene. Ci sta superando pure l'autobus, signori. Ci ha superato pure l'autobus. Sfregio totale, sfregio totale. Tutto questo, in tutto questo, sto camion. Io devo uscire da qua, però, sì. In tutto questo, questo camion. Inizia a destra. Mi tengo a destra, Uscire a signorina. destra. Va bene, va bene, mi tengo a destra. In tutto questo, il camion c'ha il limitatore a 90. Uscire Cioè, a a destra. 90 stacca la velocità. Cioè, già lo devo spingere per farlo camminare, sto coso. Già lo devo spingere per farlo camminare. C'ha pure il limitatore a 90. Quindi a 90 si ferma, non accelera più. Io posso dare tutta la manetta che voglio, lui non accelera. Quindi non lo stiamo spingendo praticamente per andare più veloci, ma pure non corre. Bella cosa, bella cosa. Allora, calma. Cerchiamo di capire. Siamo a Messina. Ah, un saluto a tutti i messinesi, signori. Un saluto a tutti i messinesi. Il semaforo è rosso, il semaforo è rosso, frena. E vaffan. Ah, mamma mia. Oh, avevo frenato, signori. Avevo frenato, ma porca. Ma porca paletta ambriaca. Mannaggia a loro e chi non le dice pure. E chi mette sti semafori così, dico. All'improvviso, di colpo, così, spuntano come funghi i semafori. Va bene. Siamo a 7 km dall'arrivo. Siamo arrivati a Messina, signori. Primo viaggio disastroso con il nostro camioncino, però non ci demoralizziamo. Questo è verde, lo piglio. Messina esplorata. Ottimo, ottimo. Allora, stiamo arrivando, stiamo arrivando. Ce la stiamo a fare, ce la stiamo a fare.
Stiamo arrivando lì. Vedo un semaforo in lontananza. È rosso. Meglio che inizi a frenare perché non ci arriva a frenare, signori. Sto coso c'ha dei freni assurdi. Quindi, meglio che freno un attimino. Piano piano. Stiamo arrivando. Frena, frena. Sennò poi non vedo più il semaforo. Ok. Mamma mia. Mamma mia. È stata un'impresa arrivare da Palermo a Messina. Pensa se dobbiamo fare viaggi più lunghi. E va bene, signori. Ci saranno molti tagli nei prossimi video perché qui significa proprio. Significa proprio fare. Dei video troppo lunghi praticamente, è troppo lento questo camion. O facciamo viaggi più brevi, cosa che non penso sia possibile. Riesci a scattare il verde prima che arrivo lì? Riesci a far scattare il verde? Sì, grandissimo. Gira a sinistra, va bene. Ci sta nessuno? No, io giro comunque. Gira, gira, camioncino. Il nostro SpongeBob, signori, ci ha portato a Messina. Tenersi a destra, ma il semaforo è rosso. Fermati. Io mi tengo al centro di strada, così nel dubbio. Lo so, ma il semaforo è rosso, zia. Che indicazioni dai? C'è sta il semaforo rosso. Dai, io parto. Dai, che scatta, dai, che scatta, dai, che scatta. Scatta, 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 scatta. Grande così. Allora, dobbiamo salire su? Sì, perché di qua è tutto chiuso. Sì. Dobbiamo salire sopra. Dai, 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 dai. Abbiamo presa leggermente larga, ma va bene. Dai, SpongeBob. Madonna mia. Non ce la fa, signore, non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Non ce la fa. Mi sta per esplodere il motore praticamente. Mamma mia, il limite di 50, ne andiamo a 20 km/h, vabbè. Giriamo a sinistra. C'è il semaforo qui? No, di lì arriva nessuno, mi sembra di no. Di qui arriva nessuno, no. Ci lanciamo, signore, ci lanciamo come se non ci fosse un domani. Lanciati, lanciati. Ok. Ce la stiamo facendo, ce la stiamo facendo. Tutta quest'ultima parte del video ve la sto lasciando, anche se, ripeto, il video starà uscendo di chilometri e chilometri, ma almeno questa parte qui di Messina che stiamo andando a esplorare la vediamo assieme. L'ultima parte, diciamo, di esplorazione. Andare dritto, ok. Dov'è di preciso il nostro punto di scarico? A fine di questa curva. Ok. Prepararsi a voltare a destra. Sto voltando, signora, non si preoccupi, sto voltando. Volto in maniera plastica e veloce. E dov'è la nostra consegna? Qui a Voltare a destra. destra, ok. Mi aprite il cancello? Sono arrivato. Vi ho È portato. stato bloccato. Fermati, fermati, fermati! Madonna mia! Mamma che freni brutti che c'ha sto camion, però va bene. Siamo arrivati. Oh! Muro, muro, muro! Madonna mia, abbiamo fatto il pelo al muro, signori. Abbiamo fatto il pelo al muro. Lo voglio un posteggiato là. Perfetto. Gentilissimi proprio. Io sono entrato proprio male e loro mi mettono il posteggio nel punto più difficile. Grazie. Ci passo di qui. Sì, dovrei passarci senza fare danni. Ok. Camion ce l'abbiamo attaccato sempre dietro. Sì. Dove? No, di lì è del punto di consegna. Ok, no. Salve, ho portato il carico. È sano, non vi preoccupate. Ho distrutto solamente un poco il mio camion, ma il vostro carico è sano, non vi preoccupate. Dovrebbe essere qui il punto in cui devo lasciare il camion. Sì, vedo le stanghettine a terra. Ok, ce l'abbiamo fatta, signori, ce l'abbiamo fatta, sto piangendo. No, non le salto le opzioni per il parcheggio. Il parcheggio è la cosa più facile, certe volte, non sempre, ma il parcheggio è la cosa più facile. Dai, un poco più avanti. Ok, MHT, lascialo qua, è stato un piacere, arrivederci e grazie, pagatemi. Tante belle cose a voi e a famiglia. Com'è andata? Ottimo lavoro, dai, dai. Abbiamo preso penalità danneggiamento meno 191 euro. Ok, dai. Abbiamo preso 3.800 euro su 5.000, che non sbaglio erano. 4, no, 4.000, 4.000. Va bene, signore, non è andata proprio male. Non è andata proprio male. È andata una mezza cagata, però non è andato il nostro SpongeBob. Piano piano ci farà fare soldi. Ci fa fare soldi, signori. Vedrete, vedrete. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per una prossima avventura. Bella raga, ciao!